Ricominceranno lunedì 1 marzo i lavori di rifacimento e di adeguamento sismico del ponte sul fiume Lamone nella località di Grattacoppa, sospesi per la presenza di un cavo telecom mai segnalato e che è stato recentemente spostato. Durante la prima fase dell'intervento saranno eseguite lavorazioni preliminari e propedeutiche alla demolizione del ponte, che a partire da lunedì 8 marzo sarà chiuso totalmente fino al termine dei lavori, previsto entro il mese di marzo 2022. Questa mattina il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, è andato personalmente a incontrare i titolari delle attività economiche e commerciali di Torri di Mezzano, che durante i lavori sarà separata da Savarna. Per non penalizzare le attività presenti nella zona, il sindaco ha sottolineato la necessità di concludere i lavori rispettando le tempistiche concordate. Chiaramente le attività economiche, tutte, in particolare quelle del nostro forese, vengono da un anno molto difficile, al quale ovviamente se ne aggiungerà uno altrettanto complesso. In particolare le attività più colpite sono quelle dell'abitato di Torri di Mezzano e ovviamente anche i cittadini di quel territorio che per molte delle loro attività gravitano sul paese di Savarna, per il quale ovviamente il percorso per raggiungerle o per essere raggiunti diventerà estremamente più complesso e più lungo. La chiusura della strada è prevista per l'8 marzo e diciamo, l'impegno di tutti sarà per il rispetto di quei 385 giorni che sono quelle previste nel contratto di lavori con l'azienda. In questo senso daremo aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dei lavori per un elemento di trasparenza con la cittadinanza e anche diciamo come sprone alla ditta per diciamo fare i lavori nei tempi assolutamente previsti dal bando. In questo senso siamo fiduciosi. Nel frattempo lavoreremo anche perché riteniamo, stiamo facendo delle verifiche giuridiche, ma riteniamo che per le imprese, Torri non sono tante però sono importanti, possano essere previste anche forme di ristoro. Tutti erano assolutamente consapevoli che questo sacrificio non l'ha fatto, cioè nel senso che il ponte era abbattuto e ricostruito. Peraltro una signora di 75 anni ricordava quando aveva 14-15 anni, quando il ponte fu realizzato, e l'obiettivo ovviamente è di fare un lavoro che diciamo, guardi ai prossimi 60 anni. L'intervento per il nuovo ponte comporterà un investimento complessivo di 2.800.000 euro. La nuova infrastruttura sarà posizionata ad una quota più alta rispetto all'attuale, il che ne migliorerà in maniera significativa le condizioni idrauliche. L'opera prevede inoltre una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un marciapiede. I marciapiedi saranno raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i percorsi naturalistici.